Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Dopo la sospensione dei lavori decisa dal TAR d'Abruzzo, il Consiglio di Stato dà ragione alle amministrazioni comunali, alla Regione e a Tua, consentendo di riprendere i lavori per la filovia sulla strada Parco. Da gennaio intanto i primi mezzi percorreranno l'ex tracciato ferroviario tra Pescara e Monte Silvano, il servizio di Giuseppe Dintino. Dopo che si sono spese decine e decine di milioni e per la prima volta la spesa rispetto allo stanziamento iniziale non è lievitata, non cogliere questo obiettivo sembra veramente uno scherno per la città di Pescara e di Montesilvano. La filovia sulla strada Parco si farà. Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di Regione Abruzzo, comuni di Pescara e Montesilvano e società di trasporto pubblico, consentendo di riaprire il cantiere. A settembre scorso, infatti, il TAR aveva accolto il ricorso del Comitato Strada Parco Bene Comune, da sempre contrario al progetto, sospendendo il provvedimento del Ministero dei Trasporti con il quale si autorizzava il passaggio del filobus sull'ex tracciato ferroviario. Non ci sono le condizioni tali da sospendere i lavori, questo è il giudizio del Tribunale amministrativo. Le vicende giudiziarie stanno da anni e anni causando sistematici rallentamenti rispetto ad un'opera che l'amministrazione aveva scelto, che per una serie di incidenti non dovuti all'amministrazione stessa hanno protratto nel tempo quest'opera e siamo arrivati alla fine, ci sono i pareri di tutti, dico tutte quanti quelli che sono i livelli di interlocuzione, continuare sulla strada della gestione con sistematici ricorsi credo che sia un errore macroscopico. Intanto da gennaio sulla strada Parco ci saranno già i primi mezzi. Si tratta di 5 bus elettrici consegnati alla Tua dal comune di Pescara. Manca la formalizzazione del progetto nel quale sarà stabilita la data di partenza, ma le amministrazioni di Montesilvano e del capoluogo adriatico hanno già dato parere favorevole. Per quello che riguarda la Tua noi siamo pronti, abbiamo già fatto tutto quello che dovevamo fare, ci saranno pochissime fermate e faranno riferimento a quelle già a norma e quindi oggettivamente non ci dovrebbe essere nessun tipo di problema se non quello di velocizzare e dimostrare che il passaggio tra Montesilvano e Pescara può essere fatto in tempi assolutamente ridotti e con un inquinamento prossimo allo zero. Lavori di spostamento della centrale Enel di Via Cona a Teramo, un intervento imponente che sarà concluso nelle aspettative entro il 2022. Questa mattina al cantiere anche la presenza del senatore Luciano D'Alfonso, vediamo. Questo cantiere ha 3 significati. 1. Il ruolo attivo della cittadinanza. 2. La consapevolezza delle priorità. 3. Se si insiste i risultati arrivano. Meglio insistere che organizzare la sarabanda dei comunicati. Abbiamo anche saputo cristallizzare la collaborazione di Enel e Terna, che a volte si sentono dei giganti lontani. Qui sono stati giganti vicini. Ogni volta si deve capire che l'ordinamento pubblico è fatto da tutti insieme, univocamente. Qui è venuto fuori uno straordinario modello di collaborazione e si diceva nell'America migliore è possibile, se ci sono le idee chiare, raggiungere risultati. Qui è una dimostrazione. Ma i tempi previsti sono di un anno. Noi contiamo entro il 2022, possibilmente in anticipo rispetto a fine anno, di completare l'intervento di spostamento, di delocalizzazione della cabina primaria che verrà sostituita, rinnovata con apparati di nuova tecnologia, con apparati che saranno più performanti, che saranno più affidabili e anche che avranno un minore impatto ambientale perché saranno più compatti e quindi insomma penso che sarà veramente un bel intervento sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista innovativo della rete elettrica stessa, perché garantirà miglior affidabilità del servizio elettrico per i cittadini di Teramo. Sono 32.000 clienti, 60.000 abitanti che potranno fruire di una cabina completamente rinnovata, una cabina smart. È una giornata importante, abbiamo voluto qui la presenza del senatore D'Alfonso, ex ovviamente già presidente della regione, perché fu lui che ebbe questa intuizione di voler finanziare questo spostamento, quest'opera così importante e sentita dal territorio, un problema veramente partito dal territorio che è stato raccolto dalla politica e che oggi vede una soluzione concreta alla problematica che era stata sollevata. L'area
dell'attuale centrale ci sarà una piazza, una agorà che sarà messa a disposizione del quartiere e che prima non c'era, e nello stesso tempo ci sarà una riqualificazione sotto il profilo ambientale, urbanistico, voglio aggiungerci anche sotto il profilo sanitario, perché una centrale così vecchia con attrezzature, diciamo con trasformatori di vecchio stampo, sicuramente sono più problematici rispetto agli impianti che saranno all'interno della nuova centrale. Quindi voglio dire, ci sarà un miglioramento sotto tutti gli aspetti. Ed ora il bollettino Covid. Oggi in Abruzzo 279 nuovi positivi di età compresa tra 1 e 97 anni, eseguiti 3.979 tamponi molecolari e 11.444 test antigenici, con un tasso di incidenza dei positivi dell'1,8% dei campioni analizzati. Una persona deceduta, un 68enne della provincia di Pescara, 106 i guariti nelle ultime 24 ore, mentre crescono di 172 gli attualmente positivi. In calo i ricoverati in area medica, sono 102, meno 12 rispetto a ieri, aumentano di una unità quelli in terapia intensiva e ora sono 10. 4.776 le persone in isolamento domiciliare, più 183 rispetto a ieri. I nuovi positivi sono residenti, 23 in provincia dell'Aquila, 74 nella provincia di Chieti, 56 in quella di Pescara, 120 in quella di Teramo. Per 6 persone sono in fase di accertamento le provenienze. Nuova visita ispettiva all'ospedale San Massimo di Penne del consigliere regionale Antonio Blasioli. Tra le carenze riscontrate, quella del personale, con medici costretti a turni che vanno oltre l'orario di lavoro per garantire la salute dei pazienti ricoverati. Blasioli si dice pronto a denunciare il fatto al nucleo dei carabinieri del NAS, il servizio di Stefano Recanati. Una situazione peggiorata rispetto alla precedente visita ispettiva, che poi è stata oggetto di un'interpellanza il 13 di aprile in Consiglio regionale. Vi voglio far vedere l'estratto, il verbale di quell'interpellanza con l'assessore Verì, che rispondeva per la Giunta Marsiglio, dicendo che il reparto di medicina avrebbe avuto 10 medici. Allora ne erano 5, oggi ne sono 3 più il direttore. Il 19 di novembre un altro medico è stato reso inidoneo al reparto, quindi c'è una situazione ancora di più contra legem. Turni di notte che sono superiori, di molto superiori ai 5 consentiti dalla legge, gli orari di riposo che non vengono rispettati, turni continuativi. Questa mattina sono venuto a verificare ancora una volta il reparto di medicina, ma come dicono anche gli altri consiglieri anche in altri reparti. E poi sono andato all'ufficio del personale, che purtroppo oggi non ho trovato disponibile, ma ci tornerò lunedì, perché sono andato a chiedere il cartellino, le timbrature dei medici di medicina generale, perché la situazione è veramente contro ogni norma, contro le direttive europee, contro la legge nazionale, ma soprattutto, al di là della dedizione silenziosa dei tanti medici che fanno vivere il reparto di medicina nell'area Vestina, il problema è per i pazienti che si trovano ad avere a che fare con medici che sono veramente sopraffatti da tantissimi carichi di lavoro. Guardate, io voglio mettere in evidenza una cosa. La prima visita ispettiva è stata oggetto di un'interpellanza e vi ho mostrato anche il verbale. Sono ritornato per la seconda volta qui, voglio acquisire i cartellini nella prossima settimana, dopodiché andrò al nucleo dei carabinieri della sanità per denunciare quello che si verifica. E invece le novità per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione del nosocomio? Allora, quando si parla del San Massimo di Penne si parla di due aspetti. Il primo è quello dei lavori, il secondo è quello della qualificazione da dare a questa struttura. Ma mentre tutti quanti si interrogano sulla qualificazione, purtroppo i reparti sono sempre più sguarniti di personale e si svuota così l'area Vestina. I lavori ci sono, i fondi sono stati stanziati dalla Giunta di centrosinistra. So che stanno aspettando un parere della soprintendenza, credo che dovrebbe essere arrivato, quindi insomma di qui a breve dovrebbero cominciare. Ma riqualificare la struttura senza pensare ai medici, senza pensare veramente ai pazienti che hanno veramente bisogno, non credo che migliorerà di molto le cose. Vigili del fuoco al lavoro questa mattina per un incendio che si è sviluppato in un'azienda di Cappelle sul Tavo in provincia di Pescara e che produce sedili in vetro resina per go-kart. Sul posto hanno operato una squadra di Pescara e una dei volontari di Montesilvano, e giunti sul posto i vigili hanno spento le fiamme che hanno interessato il locale lavorazione vetro resina e parte del tetto. Non risultano feriti.
Il congresso nazionale di urologia nella clinica Villa Serena di Città Sant'Angelo, un'occasione di confronto per i medici all'insegna dell'innovazione tecnologica e della multidisciplinarietà. Vediamo. L'innovazione tecnologica al centro del 18° meeting annuale di urologia. Questo fine settimana addetti ai lavori da tutta Italia si sono dati appuntamento a Villa Serena di Città Sant'Angelo per il congresso nazionale di questa branca della medicina e della chirurgia. Quest'anno l'incontro è all'insegna della multidisciplinarietà. Noi crediamo molto nei team multidisciplinari in quanto ci sono tante patologie che diciamo, prevedono questo tipo di approccio. E, diciamo, noi quest'anno abbiamo voluto introdurre anche un tema molto importante che è quello della rivoluzione del microbiota. In pratica diciamo, il microbiota è molto importante in quanto la medicina basata su di esso ha rivoluzionato un pochettino l'approccio diciamo, a livello medico. I microbi che popolano il nostro corpo, insomma, hanno ripercussioni positive o meno non solo sul fisico ma anche sulla mente, regolando perfino l'umore. Questo è lo studio frutto degli ultimi progressi scientifici in un settore che è in continuo aggiornamento. La scienza va avanti, pare sia calcolato che ogni 2 mesi cambiano le tecnologie e cambiano non sempre le abitudini, perché il medico resta pur sempre un filosofo che applica la sua intelligenza, il suo sentire al rapporto col paziente, ma il mondo scientifico è in evoluzione continua, tant'è vero che una delle relazioni di questo evento e che dovrò tenere io è quello che riguarderà l'intelligenza artificiale. Un'occasione, il congresso, anche per ricordare l'importanza della prevenzione. Una sana alimentazione e una vita poco sedentaria aiutano a salvaguardarsi da patologie di tipo urologico. L'urologia, come tutte le discipline del nostro organismo, si basa sulla diagnosi, sulla terapia, ma prima ancora, a monte di tutto, sulla prevenzione delle patologie. Pensiamo per esempio alla classica patologia che tutti conosciamo, che è la calcolosi urinaria, no? Prevenzione che si basa sia sull'alimentazione, soprattutto sull'alimentazione, sugli stili di vita, sul diciamo, evitare abusi di alcune sostanze, e soprattutto fare una sana vita. A Teramo torna il premio Pigro 2021, ormai giunto alla 22esima edizione. L'evento dedicato a Ivan Graziani si svolgerà il 10 e 11 dicembre al Teatro Comunale. Vediamo. Eccoci qua, siamo sempre abbastanza puntuali direi, però quest'anno sarà una grande emozione per noi, perché ritornare in teatro dopo tanto tempo e dopo tutto quello che è successo, insomma, siamo veramente emozionati, cerchiamo di tornare alle vecchie tradizioni, diciamo. Infatti abbiamo dato molto spazio al concorso, perché è giusto così. E i ragazzi sono arrivati da un po' da tutta Italia. Arrivano praticamente da Palermo, in Svizzera e in tutta Italia, ovviamente, in ogni regione d'Italia. Quindi ci fa piacere. L'unica cosa che vorrei dire è che questo Covid, il Super Green Pass, insomma, ci sta mettendo un po' in difficoltà, anzi a loro più che altro, perché sono tanti artisti che purtroppo non sono vaccinati e fanno tamponi, e questo un po' li penalizza. Il format è più o meno sempre lo stesso, quindi un concorso che in qualche modo viene sviluppato su tutto il territorio nazionale e che vede le sue finali nella città di Teramo. La finale è poi un omaggio all'artista Ivan Graziani, all'artista chiaramente più amato della nostra città, e quindi quest'anno abbiamo deciso di farlo all'interno del comunale, perché è all'interno di questi luoghi che abbiamo tutta una normativa anche diciamo sanitaria facile da rispettare. Stiamo cercando di lavorare per l'aumento dei posti a sedere, perché gli interventi al comunale sono quasi terminati in termini di impianto di reazione per garantire la massima sicurezza. Naturalmente si entrerà sempre con il Green Pass e chiaramente bisognerà indossare le mascherine. Quindi ecco, sarà uno dei primi eventi del Natale Teramano, un evento ormai tra i più importanti in assoluto per la città di Teramo, ma che apre ecco, a tante altre iniziative che poi ci saranno all'interno del comunale stesso.
Gianni Tremontini si aggiudica il trofeo Lisa a Rosciano nella gara denominata Arrosticini in Tour. Le parole del primo cittadino del centro del Pescarese, Simone Palozzo. Una vittoria sul filo di lana per Gianni Tremontini qui a Rosciano al ristorante Alle Origini per il trofeo Lisa, gara denominata Arrosticini in Tour. Siamo con il presidente di giuria, il sindaco di Rosciano, Simone Palozzo. Intanto, che serata è stata per lei? Una bellissima serata, è stata una serata all'insegna dell'allegria, dell'amicizia, della condivisione, ma anche di qualità e di buon gusto. Faccio i complimenti a tutti i partecipanti per i bellissimi piatti che sono stati presentati, gustosissimi e preparati veramente con tanto amore. Ho avuto l'onore di premiare il primo posto, appunto un piatto che ha coniugato, credo, due tipicità abruzzesi: l'arrosticino, che è un piatto che credo tutti al mondo conoscono e ci invidiano, e più diciamo la pecora alla Carrara, un altro prodotto tipico agropastorale. Due piatti tipici identitari della nostra terra e delle nostre origini, appunto come il ristorante che ci ha ospitato oggi questa sera. Ad accompagnare questi piatti il vino e l'olio di Rosciano. Qualcuno ha anche detto che sono stati proprio loro a fare la differenza, a testimonianza della qualità delle aziende di Rosciano presenti sul territorio che fanno onore alla città di Rosciano. Lei è orgoglioso di questo, sindaco? Sono il nostro orgoglio, sono il mio orgoglio, il loro lavoro, il loro sacrificio per dare lustro al nostro paese e ai loro prodotti. Io non posso far altro che complimentarmi con loro, soprattutto quando vedo grande successo da parte di tutti, di tutti gli ospiti che erano qui presenti, che molti di essi non conoscevano i nostri prodotti, quindi sono rimasti meravigliati della qualità e del gusto dei nostri prodotti. Quindi a loro va tutto il mio grande rispetto. Ed ora lo sport, Serie C, sabato perfetto per il Teramo che sbanca il Mannucci di Pontedera con 1-0-3, che rilancia le ambizioni della squadra di Federico Guidi e fa salire i biancorossi a 19 punti in classifica. Vediamo il servizio e poi in coda le dichiarazioni pre-gara del patron biancorosso Davide Ciaccia, che dai microfoni di TV6 è tornato a parlare ad una settimana dal ritorno in libertà dopo che il GIP di Teramo non ha convalidato il fermo che era stato disposto dalla Procura di Roma. Vediamo. Sotto gli occhi del patron Davide Ciaccia e dell'amministratore delegato Chierchia, un Teramo stoico espugna con merito per 3-0 il Mannucci, rispondendo sul campo alle critiche dopo il 4-0 di Carrara, ma anche a 10 giorni terribili. E questo lo spirito con cui interpretare il campionato da qui al termine della stagione, e da domani il pensiero sarà alla gara del Bonolis con l'Ancona Matelica. Guidi manda in campo la sua squadra con il 4-3-3, ben 8 gli assenti in casa abruzzese. I toscani rispondono con il 3-5-2, al primo minuto subito pericolosi i padroni di casa con Benedetti che in area calcia di prima intenzione, mettendo però il pallone di poco al lato. Al terzo Matteucci di testa mette invece il pallone alle spalle di Perucchini con il direttore di gara che annulla per fuorigioco. Avvio veemente dei locali, visto che al sesto c'è un contatto in area teramana fra Rosso e Matteucci, con il direttore di gara che lascia proseguire fra le proteste dei padroni di casa. Avvio difficoltoso per il Teramo, che si vede al settimo con un tiro centrale di Malotti. Il pressing della squadra di Marraia crea problemi alla formazione teramana con Magnaghi, che al 18esimo, dopo una respinta di Perucchini su tiro di Benedetti, mette la sfera in rete, a gioco però già fermo per posizione irregolare dell'avanti tirrenico. Partita in mano al Pontedera con il Teramo in difesa e che però al 29esimo trova il gol del vantaggio con il colpo di testa di Rosso, che beffa Angeletti con la palla che supera la linea bianca per il gol dell'1-0 in favore dei biancorossi. Fanno festa i tifosi teramani, che poi esultano ancora dopo due minuti quando arriva l'autorete di Sciba, che regala così il gol del 2-0 al Teramo. Squadra di Guidi in doppio vantaggio con il Pontedera costretto ora a rincorrere dopo un buon avvio di partita. Al 34esimo Benedetti per i padroni di casa ci prova a riaprire la partita, ma in aria si gira bene calciando di pochissimo fuori.
Ora però locali nervosi e Teramo che si fa vedere in contropiede in un paio di occasioni in maniera minacciosa. Il primo tempo termina però senza altri sussulti con il risultato di 0-2. Nella ripresa al terzo minuto Benedetti in area allarga troppo il compasso con il suo diagonale che fa terminare il pallone al lato. All'undicesimo arriva il tris biancorosso con la rete di Soprano che di testa in area salta più in alto di tutti beffando ancora Angeletti per il 3-0 degli ospiti che ipotecano così la vittoria. Non credono i loro occhi, gli impagabili tifosi aprutini giunti in terra toscana. La gara diventa molto spezzettata con Guidi che al 18° manda in campo Pinto per Bellucci. Trascorrono i minuti con la squadra abruzzese che non rischia nulla fino al 31° con Marianelli che per i padroni di casa dei 20 metri mette il pallone al lato. Si arriva così nella parte finale della partita con Anzio Osmanovic che al 33° sfiora il poker dalla distanza. Al 35° terzo gol annullato ai locali a Benericetti con il pallone che in precedenza aveva superato sul cross la linea bianca. Al Teramo va benone così e ad Arrigoni e compagni che soprattutto nel finale hanno anche la forza di sfiorare il 4-0 con il salvataggio al 42° del portiere di casa. Poi il rigore parato da Perucchini a Magnaghi al 92° e la festa con i tifosi biancorossi ad abbracciare i propri beniamini. Per il Teramo è iniziato forse un nuovo campionato. Sapevamo come stavano le cose, sappiamo di quella che è la nostra integrità morale, onestà, e quindi io non voglio al microfono mettermi a fare polemica. L'unica cosa che dico è che in un paese che si professa democratico queste cose non dovrebbero accadere, non voglio dire altro, perché insomma, anzi devo ringraziare il giudice di Teramo e gli altri giudici che hanno concluso questa cosa, però insomma ripeto, faccio fatica a parlare perché ripeto, insomma, parlare di democrazia se accadono queste cose è abbastanza difficile. È stata comunque, sono stati 10 giorni difficili, complicati, anche a livello umano. Beh, soprattutto a livello umano, non dimentichiamo insomma che sono finite in questa situazione decine e decine di famiglie, bambini, anziani, ripeto, se dopo 7 giorni 3 giudici diversi, di tribunali diversi, dichiarano l'assoluta estraneità, non il fatto che non esiste il reato, l'assoluta estraneità ai fatti, va urlato forte perché è una cosa di una gravità inverosimile. Domani alle 14.30 il Pescara sarà di scena a Grosseto, indisponibili Galano e Marilungo e gli squalificati Drudi e Rizzo. In difesa torna Ianes con Ingrosso, Veroli favorito su Frascatore. A centrocampo potrebbe toccare a Diambo per via delle condizioni non ottimali di Memushai. In avanti certi Dursi e Ferrari, ballottaggio Chiarella, Clemenza. In conferenza il tecnico Oteri è stato sollecitato anche sul tema di un possibile esonero in caso di mancato risultato positivo con l'eventuale ritorno di Oddo sulla panchina biancazzurra. Vediamo. Non credo ai fantasmi, quindi di ombre io non ne vedo, poi non mi piace neanche andare a inseguire né ipotetici fantasmi né ipotetiche ombre, mi baso sul pratico e sul concreto e su ciò che vedo. E per cui una settimana di passione, ma è l'ennesima, perché purtroppo non stiamo facendo bene, purtroppo abbiamo perso dei punti per strada, più purtroppo non stiamo rispettando quelli che potevano essere gli obiettivi iniziali, però di questo bisogna prenderne atto e bisogna adoperarsi per svoltare pagina, bisogna ritrovare il gioco e bisogna ritrovare l'anima, ecco, questa è la cosa fondamentale. Poi il resto, ciò che si dice, francamente ci penso poco, mi appartiene poco, ho detto di ombre io non le vado a inseguire, non ci credo ai fantasmi, quindi a me basta quello che ha detto il presidente, quello che ha detto la società, il resto lo scrivete voi, forse voi sapete più di me, ma io ho detto io non ho problemi, non inseguo fantasmi, non mi fa paura, i fantasmi non mi fanno paura, a me fanno paura le cose concrete, quello, ciò che mi fa paura è l'ultima partita che abbiamo fatto, un po' nervosi, un po' nevrotici, con reazioni isteriche, dove abbiamo perso un po' il filo del gioco che comunque in qualche modo ci aveva sempre contraddistinto, è quello su cui noi ci dobbiamo basare, il resto chiacchiere se le porta il vento. Loro hanno cambiato anche modo di stare in campo, squadra abituata a giocare per salvarsi, cerca di evitare i play-out, quindi ritmi agonistici, quindi confronto,
confronto da questo punto di vista è importante, noi dovremmo essere bravi ad accettarlo, questo tipo di confronto sul piano temperamentale e sul piano agonistico, è nelle nostre possibilità farlo, e poi provare a imporre il nostro gioco e farlo con continuità. No, ma ho deciso, il Lane si giocherà, vabbè, voi, questo è il vostro problema più grande, giocherà, va bene, riduciamo un po' le cose, così. Memusciai sta bene, non benissimo, proprio risposta secca. Chiarella e Clemenza sono due giocatori che giocano nello stesso ruolo, ma che possono anche interpretare ruoli diversi. Clemenza è un giocatore che dobbiamo recuperare, ho visto molto meglio e molto bene nell'ultima settimana, e per cui faccia lei le dovute considerazioni. In Serie D oggi due anticipi con medesimo risultato, il Trastevere capolista ha battuto il Fano 3-1, nulla da fare per la Vastese battuta a Recanati appunto per 3-1. Vediamo proprio il servizio relativo alla gara del Tubaldi di Recanati e poi il servizio di presentazione del resto della giornata da parte di Jacopo Forcella. La Recanatese torna a viaggiare a pieno regime vincendo per 3-1 la sfida contro la Vastese, gara mai in discussione. I marchigiani affrontano la formazione di D'Addario con le assenze di Quacquarelli squalificato e Senigallesi infortunato. Per il resto mister Pagliari schiera il miglior 11 possibile. La Vastese arriva dal turno di riposo per la gara rinviata contro il Montegiorgio e ha estrema necessità di far punti per uscire dalla zona calda della classifica. I lupardiani partono subito forte ed infatti al sesto passano in vantaggio. Diallo perde palla davanti alla propria area e sbaffa, non ci pensa due volte a concludere mettendo dentro. Nell'occasione il portiere di Rienzo non è sembrato esente da colpe in quanto troppo avanzato e impreparato nella conclusione sul proprio palo. Al quarto d'ora si vede Giampaolo su punizione, ma il tiro è deviato in corner. La Vastese si riorganizza e prende campo. Al 21esimo ci prova con le noci dal limite, ma la conclusione è deviata in corner. Al 28esimo ancora biancorossi protagonisti con una punizione di Agnello dal vertice sinistro dell'area, ma Orbieti si è attento e di pugno respinge. La Recanatese sul fine di frazione riprende il comando delle operazioni e si vede al 33esimo con Gomez che serve Minicucci quale saltanuomo e tira, ma il pallone non c'entra la porta. Prima dell'intervallo ecco Minella che al 44esimo difende però nella mira. Nella ripresa rientrano gli stessi 22 del primo tempo e dopo soli due minuti la Recanatese raddoppia. Gomez serve Raparo che conquista palla al limite, si accentra e mira il palo lungo trovando l'angolo basso rendendo vano il tuffo di Rienzo. I lopardiani insistono, al 12esimo sfiorano il tris con sbaffo che pennella un cross perfetto per Minella che a un metro dalla porta non riesce ad arrivare all'appuntamento col tapin vincente. Trascorrono 6 minuti e già loro si fanno tris. Appoggio del neoentrato Defendi per Minicucci che corre lungo l'out destro e arrivato al limite sferra un diagonale sul quale Di Rienzo nulla può. La gara è in ghiaccio, ma la Recanatese non frena la sua corsa e va vicino al poker tra il 23esimo e il 24esimo, quando prima Defendi trova Di Rienzo ad opporsi e poi Raparo fa tutto bene ma difetta nella mira. Al 25esimo la Vastese ha la palla per riaprirla, ma Alessandro trova Urbietis bravissimo a dirgli no. Trascorrono 7 minuti, però i biancorossi trovano il gol. In entrato Panaioli serve un assist perfetto per Alessandro che mette dentro con un pallonetto preciso. La Vastese ci crede, ma gli uomini di Pagliari chiudono tutti i varchi e riescono a portare a casa, senza troppi epatemi, 3 punti importanti che li mantengono al secondo posto in vista del turno infrasettimanale che li vede impegnati a Fano. Gli abruzzesi invece dovranno cambiare decisamente marcia se vogliono uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica. Dopo la vittoria nel recupero di mercoledì col Matese, un notaresco incerottato va sul campo del Tolentino per cercare di fare bottino pieno lì dove è riuscito a fare il blitz solamente il Vasto Girardi lo scorso 24 ottobre. Per il resto, percorso netto per i cremisi tra le mura amiche. Dall'altra parte formazione quasi obbligata, specie a centrocampo per Epifani, che ha salutato due big come Massimo Loviso e Lorenzo Marchionni e che non avrà per squalifica Massetti 3 giornate e Pesce 1 giornata. In più sarà out Scimia, uscito anzitempo mercoledì. Dunque in mezzo al campo Bruno con Blando e Massarotti, davanti Maio e Valenti, mentre per il ruolo di terzo d'attacco probabile conferma per il giovane Bana in mancanza di alternative e aspettando che il mercato porti il sostituto. La buona notizia è il recupero pieno in difesa di Ivan Speranza. L'occasione è comunque di quelle importanti per tenere il passo delle prime.
Altra trasferta abruzzese per il Matese che dopo il Savini mercoledì va a far visita al Pineto, due lunghezze dietro il Notaresco ma con una gara in più, e che deve riprendere una marcia che ha subito un rallentamento evidente. Due pareggi e una sconfitta sono un bottino decisamente insoddisfacente e l'opportunità a cui Campani deve riconsegnare a Marco Pomante il Pineto brillante visto in alcune gare di questo inizio torneo. Anche qui possibili movimenti di mercato, biancazzurri alla ricerca di un difensore che possa riportare Paoli a centrocampo, mentre davanti le voci di addie e partenze per il momento sono potenziali. Minnozzi non si muove, la permanenza di Minincleri invece è decisamente più a rischio. In arrivo ci sarebbe Stefano D'Agostino, il fantasista della Cinzia Albalonga sarebbe in procinto di tornare in Abruzzo dopo la fugace esperienza a Teramo tra il luglio e l'agosto 2015. Cerotti in difesa per Guido Di Fabio, col Castelnuovo che fa visita alla San Benedettese, il tecnico nero-verde dietro deve inventare la zona centrale perché Casimirri non recupera e Orlando, che ha saltato l'allenamento di ieri, ha forte rischio forfè. In mezzo al campo mancherà lo squalificato Corticchia e allora con Alfieri, certo di una maglia da titolare, e ballottaggio tra Marianeschi e Prestiani. Col primo più esperienza, col secondo maggiore profondità e attacco alla porta. Sarà fuori causa l'argentino Bolò e al suo posto, a destra dei tre d'attacco, uno tra Morelli, Favorito e Modugno, con Emile ed Egidio, che dovranno ispirare la vena realizzativa di Ripa. E per provare a cambiare marcia rispetto ad un avvio deludente in fatto di punti. Alla ricerca di una punta va il Chieti, che a Montegiorgio deve fare assolutamente risultato pieno. La squadra di Lucarelli sarà senza Aquilanti in difesa, infortunato, e Accammadu squalificato, e dovrà dare fondo a tutte le proprie energie per dare fiato ad una classifica asfittica e con un reparto avanzato a secco da oltre 300 minuti. Una vittoria scaccerebbe anche i fantasmi che aleggiano sulla panchina di Lucarelli ed è per questo che sono quasi obbligati i tre punti. Infine il Nereto, che a proposito di mercato ha tesserato due centrocampisti. Si tratta dell'argentino Lautaro Jara e di Antonio Montano. Il primo aggiunge esperienza nel reparto nevralgico di Leonardo Bitetto, che attende l'arrivo anche di un attaccante. L'impegno interno di domani col Porto d'Ascoli però è tutt'altro che abbordabile, ma i vibratiani, specie nelle occasioni interne, devono cercare di mettere fieno in cascina per darsi una possibilità di recupero. Non sarà semplice, ma i marchigiani hanno perso un po' dell'abbrivio che avevano avuto nelle prime giornate di torneo. Con un successo il Nereto potrebbe ridare slancio ad una rincorsa alla salvezza per nulla semplice. Tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, il TG6 delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.